Ciao! Vediamo un po' se siamo riusciti adesso ad andare in diretta, perché prima ci ho provato, ragazzi, mi spiace, cioè, no, non ero in diretta, non riuscivo ad andare in diretta, non so. Oh signore, va via la rete wifi. Ci siete? Adesso riuscite a vedermi? Riuscite a sentirmi? Eccomi! Ciao Anna! Allora ci siamo, ce l'ho fatta! Aiuto! Mi sentite? Mi vedete bene? Perché ho avuto problemi di rete, anche se ho preso la saponetta, niente, non riuscivo a connettermi, mi diceva che non c'era rete. Adesso provo a vedere. Ciao Gloria! Sì, ci sei, ciao! Ah, finalmente! Antonella, Anna, chi è Anna Bassix? Adesso aspettate perché guardo anch'io dal telefono. Così vedo se riesco a leggerli. Alessandra, ti sentiamo? Perfetto, buon pomeriggio a tutte, ragazze, che bello! Tiziana. Oh mamma, aspettate che tolgo. Luisella, ciao! Adesso sto cercando di capire. Tessiland, ciao Tessiland! Segnale non nitidissimo, ma può andare. E io sono qua anche con questo, non so più cosa fare. Prima l'ho appoggiata proprio davanti alla finestra, ma è andata peggio, per l'amor di Dio. Bene, buon pomeriggio a tutti. Ciao Patti! Mamma mia, speriamo, e se no la prossima volta, anziché dalla knitting room, facciamo direttamente da strada, dalla vetrina della knitting room, se no da casa, perché il segnale a casa forse è migliore che qui. Io intanto vado giù perché con il telefonino leggo i vostri messaggi, perché lì è troppo piccino, non riesco a leggere bene. E se metto gli occhiali, ciao Sara, faccio troppo riflesso con le luci. Bene, bene. Vediamo che altro. Ciao a tutte ragazze. Non riesco, vanno piuttosto veloce sull'iPad. Io sto registrando da iPad. Ecco, da iPad vanno piuttosto veloce, quindi devo andarle a rivedere sul telefonino. Bene, dunque, allora inizio a raccontarvi. Siamo arrivate a dicembre e quindi, a parte farci gli auguri di Natale in questa diretta, volevo anche darvi delle informazioni e diciamo così delle novità. Prima di tutto vi avviso che anch'io andrò, tra virgolette, in vacanza, nel senso che fino più o meno, diciamo così, al 6 di dicembre, ecco, farò. Beh, dire una vacanza no, perché in realtà rimango qui a Milano e anzi continuerò a registrare comunque tutorial perché poi appunto mi vorrei portare avanti per la pubblicazione dagli inizi di gennaio in avanti. Ciao! Non riesco a leggere. Oh, è passata. Non riesco a vedervi, mannaggia! Ardelia! E Inosca, ciao ragazze, Antonella, buon pomeriggio. E quindi, come vi dicevo, appunto farò questa pausa, però ci rivediamo a gennaio. Poi non è detto che magari un tutorial o due o un video lo pubblico. Tra l'altro, colgo l'occasione per dirvi che mi piacerebbe fare l'audio, non si sente tanto bene, è un po' disturbato. Provo ad appoggiare su quel tavolo, vediamo, aspettiamo se l'appoggio lì, vediamo come va. Sono tornata, ditemi come va. Edwige, ciao Edwige, che piacere vederti, tanti carissimi auguri di buon Natale, grazie anche a te. Adesso come va, ragazze, mi sentite meglio o è ancora bruttino l'audio? Perché qui la linea me la dà completa, cioè il massimo del ventaglietto, delle tacchette, però peggio, peggio, la vado a prendere, vado a riprenderla, state qua. Mia, eccola! Oh mamma! Purtroppo non si sente molto bene.
Mi sa che qua è proprio la linea che c'è qua in meeting room, mannaggia. Adesso come mi sentite? Passiamo più tempo. Ciao Emanuela! Passiamo più tempo a cercare di settare così, diciamo, la linea wifi che a parlarci. Meglio, ok, allora la tengo qui, la saponetta la tengo qui con me. Quindi vi stavo dicendo che poi mi piacerebbe, visto le numerose domande, Tiziana, ciao! Io ti sento bene, meno male Antonella, almeno tu, almeno una. Ciao! E mi piacerebbe, visto le numerose domande che... Disastro, Paola? Frigge un po'. Visto le numerose domande che mi fate e più o meno vedo che sono ricorrenti. Ciao Claudia! Mi piacerebbe fare un video ask, cioè un video dove io rispondo alle domande che mi vengono fatte più spesso. Ciao Donatella! E quindi farlo in un video appunto dove rispondo a tutte le vostre domande prendendo appunto quelle più frequenti. Quindi, se poi avete domande da farmi, si sente bene in Germania. Ok, Tatiana. Quindi, dicevo, se avete domande da farmi, magari in un post di Facebook oppure nella community qui di YouTube, ora meglio, grazie Paola, meno male. Magari vi lascio appunto, faccio dei post dove sotto potete farmi comunque tutte le domande in maniera che poi io girerò questo video e dove risponderò appunto a tutte le domande più frequenti. Quindi questa è una cosa che vi volevo dire, poi vi ho detto anche perché visto che si sente male io lo ripeto che adesso farò una mini, diciamo così, vacanza, anche se in vacanza non vado, ma continuerò a lavorare e a registrare tutorial, però ecco che i video ripartiranno, i tutorial ripartiranno, salvo magari uno, due tutorial o video che vi pubblico poi durante le vacanze, comunque da gennaio, dal 6 di gennaio ripartiranno regolari una volta alla settimana il martedì, come facevamo prima di ottobre. Un'altra novità, diciamo così, forse è una novità per il canale, magari perché non, diciamo che non l'ho mai detto, quindi una novità non tanto per il canale, per YouTube, perché non l'ho mai detto, sono i corsi che tanto mi chiedete e quindi vi volevo avvisare che da gennaio riniziano i corsi. Ciao Patricia! Ah, non ho fatto in tempo a leggere, mannaggia. Riniziano i corsi qui in Meeting Room, non che siano mai stati sospesi, ma più che altro erano sempre pieni e non avevo posto. Invece adesso ve lo dico prima, in anteprima su YouTube, così magari chi è di Milano e riesce a, ecco, a venire e vuole partecipare, ecco che magari stavolta trova posto. Quindi riparteranno i corsi da gennaio. Il primo sarà il 15 di gennaio e sarà il corso del Top Down Raglan. Quindi faremo insieme un Top Down Raglan. Ci vedremo 4 sabati. Poi comunque vi scrivo tutto nei vari social, vi metto i post. È un 10 ore di corso suddiviso in 4 volte e quindi questo è il primo corso che parte a gennaio. Poi ci saranno anche i NIT. Ciao Silvana, grazie! Mi dice che sono bravissima. E poi ci saranno i NIT che solitamente li faccio l'ultima domenica del mese. Quindi l'ultima domenica di gennaio, che è domenica 30 gennaio, dovrebbe esserci il NIT. Anche qui... Sono un paio d'ore, mi sembra. Aspettate che leggo bene, sono 4 ore. Ah sì, ecco, l'ho preso, ce l'ho scritto perché ho detto, sennò qua con i giorni mi incasino. Dunque, sei dal Lago Maggiore.
NIT&T e chiaramente lavoreremo mai a un progetto in un solo giorno, quindi in queste 4 ore, un progetto abbastanza, diciamo così, veloce da portare avanti, magari non riusciremo magari a finirlo, ma non è un progetto che, diciamo, alla fine cambia, nel senso che faremo la strisciata, mi sembra, come primo progetto, e quindi una volta che vi ho impostato praticamente c'è solo la chiusura. Poi comunque trovate tutti i video anche di questi progetti, e quindi non è un problema. Ecco, sia i corsi che i tenti chiaramente sono a pagamento, ragazze. Io di lavoro faccio questo, faccio i corsi e sono su prenotazione. Poi vi spiegherò appunto tutto magari nei post sui vari social, però purtroppo sono quest'anno anche il NIT&T è su prenotazione perché c'è un numero veramente limitato di persone che può accedere, proprio perché con la storia della pandemia, oltre ad avere la mascherina e tenerla su sempre, l'obbligo del Green Pass, c'è anche il limite delle persone, e quindi ci sono veramente pochi posti e dobbiamo farli per forza su prenotazione. Poi passiamo a febbraio, che anche qui continua il corso del Top Down Raglan, ma ci sarà anche il NIT&T alla fine di febbraio, che è la domenica 27, e questa volta faremo uno scaldacollo, poi vi farò vedere comunque tutto come vi ho detto nei post. E poi passiamo a marzo, perché ho messo giù i primi 3 mesi dell'anno, e ci sarà un corso per principianti per ferri circolari, perché veramente me l'avete chiesto tantissime, e quindi ho inserito anche questo corso per principianti in 2 sabati, sabato 12 e sabato 26 marzo, dalle 10 alle 12. Non so se ve l'avevo detto del corso di gennaio, che è dalle 10 alle 12 e mezza, invece in quello di marzo per i principianti è dalle 10 alle 12. E faremo anche qui, penso, uno scaldacollo. Solitamente nei corsi per principianti faccio uno scaldacollo. E poi chiaramente alla fine di marzo, mi sto perdendo qualche messaggio, ma adesso recupero e li leggo sul telefonino. E poi alla fine di marzo ci sarà anche qui il NIT&T, e sarà il 27 marzo, sempre di domenica, dalle 14 alle 18. Comunque vabbè, poi questo ve lo scrivo nei vari social, anche perché non volevo fare una diretta parlando dei miei corsi, ecco, ma volevo chiacchierare con voi. Aspettate che riprendo. Buon Natale anche a te, Giovanna. Silvia mi dice che sono... grazie, bravissima. Emanuela mi dice che il maglione che ho addosso lo sta facendo con il bravissimo petrolio. Da un mese sono solo a mezzo busto. Oh signore, ma io ho utilizzato i ferri grandi, però belli grossi per fare questo. Questo è il maglione amaranto. Giovanna, audio disturbato, lo so, purtroppo qui in meeting room è così, mannaggia, anche l'altra volta non riesco a sistemare bene, si vede la saponetta, perché anche se la metto dove c'è la finestra, purtroppo si sente peggio, quindi la devo tenere qua. Vediamo un po', aspettate che mi sono persa. Grazie a te ho imparato parecchie tecniche, spieghi benissimo e sei molto chiara. Grazie, meno male, perché cioè, a tempo di lavoro vi immaginate un insegnante che non sa spiegare, un disastro. E va bene. Quindi, diciamo che appunto questo tipo di... le novità per quanto riguardano la knitting room più o meno ve le ho dette. Ritorneremo, come vi dicevo, a un video a settimana il martedì da gennaio. Fiorella mi dice ciao carissima, buone feste, ho visto ora che sei in diretta. Ciao Fiorella. Oh, mi è andata via, di qua. Danila mi dice che gracchia un po' la voce. Farò delle prove magari spostando appunto la saponetta un po' in giro, perché ho anche la rete wifi, quella con il router, quella normale diciamo, ma l'altra volta era peggio.
Anche Tatiana sta facendo il maglione amaranto, bene, sono contenta. Questo mi piace, bello grosso. Poi non so se io ve l'avevo detto, ma a me questi maglioncini così grossi piacciono particolarmente, perché spesso e volentieri, nei periodi dell'anno dove ancora non metto il piumino, il cappotto, ma fa freddo per uscire, mi metto questi e quindi mi fanno anche, diciamo così, da cappottino magari di lana. In più, di questa cosa mia mamma rideva un sacco, perché quando io vado in macchina, ah, meno male che si capisce bene, Daniela mi dice che comunque anche se gracchio capisce. Ciao di esserci! Mi sono persa, ho visto la foto e non ho capito più niente. Anna ci dice, ci regali un tutorial su come si riprendono le maglie. Sì, certo. Ciao Nadia! Certo, ve lo faccio. Perfetto, aspettate che ho un pelucchio della Trilio, un cagnolino a pelo lungo, ogni volta. Scusami, non sono riuscita più. No, Fata, ci mancherebbe! Grazie di esserci! Io il maglione amaranto lo sto facendo con l'Allen della Tessile. Bello anche con l'Allen, bello, bello pluscioso. E vi dicevo, mia mamma rideva un sacco. Perché? Ciao Alessandra, grazie, buona festa anche a te. Perché quando io vado in macchina, mio papà mi ha insegnato che bisogna togliere la giacca per avere i movimenti più comodi. E quindi io tolgo tutto. Solo che se metto il riscaldamento nella mia macchina, si appanna il mi appanna d'inverno, mi si appannano tutti i vetri e quindi devo mettere sì il riscaldamento, ma forse in tutte le macchine, non lo so. Ciao, grazie, auguri anche a te. Quindi devo mettere il riscaldamento, ma attaccare anche l'aria condizionata in modo da disappannare i vetri. Io ho sempre il freddo. Emanuela, ciao! E ho sempre freddo e quindi quando vado in macchina d'inverno, siccome devo fare questa cosa, poi se avete consigli datemeli, perché evidentemente non sono così brava. Devo avere sempre dei maglioncioni, perché sennò appunto senza il cappotto, perché mio papà mi ha insegnato a toglierlo, io col cappotto non so più guidare. Niente, vado in giro così con maglioncioni pesanti e sto più calda, appunto perché il riscaldamento c'è, ma devo attaccare anche l'aria condizionata. Poi è una macchina microba e quindi. Auguri Lorenza! Anche mio marito ha detto di fare così. Ah, ecco, vedi, non sono l'unica allora. Che in giro e crepa dal freddo d'inverno, se no si affanna tutto. Ci sentiamo nell'anno nuovo, Paola. Noi ci sentiamo anche prima, perché io ho la tua Chanellina. Io ho il tuo progetto, quello che stavamo facendo assieme, Paola, è una corsista. Si sente male, mannaggia. Non lamento. Bacio la Ginny, sicuramente, grazie, glielo dirò. Comunque, appunto, noi ci dobbiamo sentire prima, Paola, perché io ti devo dare il progetto, se no non vai avanti, ce l'ho io. Sul pezzo, aspettate, mi vanno via troppo velocemente. Dunque, aiuto, non ho capito che cosa, chi aveva scritto che cosa. Me lo sono perso, ragazze, scusate. Ah, Emanuela diceva qualcosa. Cos'è che dicevi, Emanuela? Non ho. Ah, salutava la fata. Ok. Come si sente così? Anche se questa non c'entra, perché dal tavolo qui non penso che faccia. Ditemi. Dove la mettiamo? Non so, magari la avvicino di più all'iPad. Come mi sentite? Adesso non mi sente più nessuna. Andata via la linea. Uguale, si sente male. Paola mi dice che senza di me
e senza il braccio destro, no, anche senza il sinistro. Oh signore. Sarà il cavetto, Nadia. E il cavetto quale? Perché io ho questa così, ho la saponetta. Malissimo. La rimetto qui, lontano. Qui. Però mi sa, ragazze, che se si sente così male, no, peggio, vicino. Mi sa che se si sente così, faremo una prova, veramente, non sto scherzando, praticamente dalla vetrina della knitting room, anche se non ha propriamente una vetrina, dall'ingresso della knitting room. Ciao Manuela, e vediamo come va. Donatella, mi spiace, mannaggia, lo so. Dio santo. In che senso la puntina rotta? Sembra di ascoltare un disco 33 giri con la puntina rotta. Facciamo una cosa. La prossima volta provo. Allora, intanto farò delle prove, anche se non ho capito come si fanno, però vabbè, al massimo vedrete delle dirette così che spuntano e sono io che faccio le prove audio. Ma se non va bene, anziché farle dirette dalla knitting room, le faccio da casa e vediamo come va a casa. Da casa mia ci sarà lo sfondo di casa mia e vedremo di organizzarci in un altro posto perché qui, se va così male, mi spiace, cioè non ha senso. Chi è che... No, aspettate, mi sono andati via dei commenti veloce, non ho. Li ho persi anche qua, mannaggia, vabbè. Quindi, mi raccomando, visto che farò questo video ask, i prossimi giorni metterò questi post dove vi chiedo. Ciao Claudio, adesso sembra meglio, speriamo, ma forse sono io che parlo troppo veloce e quindi vi perdete dei pezzi. Se parlo più piano, magari anch'io. Aspetta, eh. Anche io faccio poco e ferri, ma mi piacerebbe molto imparare. Col 2022 mi sono ripromessa di imparare. Perfetto, Donatella. No, Daniele. Danila, non ho. Guardate che, vedete, fa troppo riflesso, però aspettate un attimo perché devo capire chi me l'ha scritto. Danila, ok. Non si sente benissimo, ma ti ricordi come sono partite le mie? La fata mi incoraggia, mi fa coraggio, grazie Fatina, ma non gracchio più, quella. Ma qui non so allora che cos'è, perché io sono sempre ferma. Comunque, appunto, scrivetemi, mi raccomando, le domande, perché io questo video, dove rispondo appunto a tutte le vostre domande, lo vorrei fare durante le vacanze. E quindi, vi metterò dei post così sotto i post o anche sotto questo video, ma non adesso. Quando verrà pubblicato su YouTube rimarrà pubblicato perché sennò qui me li perdo, non me li ricordo più. Ecco, se avete qualcosa da chiedermi, io poi vi risponderò in quel video. Ok, adesso mi dicono che si sente bene. Proviamo così, non mi muovo. Cioè, ma tutti così a mo' di Aldo, Giovanni e Giacomo. Perfetto, ok, meglio. Poi mi avete chiesto se avevo qualcosa da spacchettare, qualche unboxing. No, in effetti unboxing non ne ho perché ho già comunque preso tutti i filati che mi servivano per fare i tutorial, ma adesso mi tuffo e vi prendo. Anche a me sono arrivate queste, che sono le tisane di Tessiland. Ragazze, io ne ho già provate due, ma sono buonissime. E infatti pensavo
che magari nel Knit and Tea possiamo provare insieme queste tisane, che ne dite? Vi arrivano con anche il dépliant dove vi spiegano bene che tisane sono, ci sono i codici QR che vi rimandano ad alcuni video e poi appunto vi spiegano anche come si fanno le tisane, ma sono tisane come tutte le altre, ma hanno questa particolarità che non sono nel filtrino, aspettate che qui fa un sacco di, se le apro da qua, fa un sacco di riflesso, aiuto, però ve le volevo far vedere perché vedete sono, fa riflesso lo stesso perché c'è la cartina, comunque ci sono proprio, mamma che profumo, anche così ragazze, mamma mia, cioè mi spiace perché potete sentirmi male, vedermi così così, ma il profumo non vi potrà mai arrivare, sono buonissime. E solo con dentro vedete proprio tutti i pezzettini, qui ci sono anche dei boccioli di rosa, la cosa mia, cioè, mi piacciono troppo. Poi io adoro le tisane, l'ha assaggiata anche la Ginny, questa è la tisana, il profumo di donna, poi c'è tisana viaggio in Provenza, questa qua è, questa è l'unica che non ho ancora provato. Anche la Ginny mi scrive, mannaggia, la Ginny mi ha appena mandato un WhatsApp dove si dice mamma ti interrompi, si vede a pezzi. E poi c'è questa, buonissima anche questa, melograno e lamponi. Non so se voi avete fatto tutorial, aspetta Alessandra, Donatella, buonissima, le ha provate tutte. Egli, dai tutorial, sto facendo la sciarpa a poncio copri spalla, ma per mia figlia, ma con i ferri dritti. La sciarpa a poncio copri spalla, quella con Armstrong, camelia, oppure erano le maniche? No, beh, poncio copri spalla dovrebbe essere. Ah no, forse dici quella blu? La plumbago? Alessandra, qual è? Non l'ho capito. Anche il volume è basso? No, allora alzo io la voce perché il volume non ce l'ho, non lo posso tirar su. Alzo io la voce. Dicevo, non so se avete fatto degli ordini in questi giorni, in dicembre. Tatiana, sì, mi senti e mi vedi bene solo tu? Sarà che sono affine con la Germania, non so cosa dire. Quella blu mi dice, sì, allora è la plumbago. Ah, ma quella anche se con i ferri dritti, tanto si lavora in ferri di andata e ritorno. Il fatto di utilizzare i ferri circolari è solo per comodità, perché puoi avere il cavo più lungo dei 40 cm del ferro, ma in realtà è uguale. Cioè, non so se anche voi avete... Mamma mia, io continuo ad annusarmele, ma questa, no, questa è la mia preferita. E poi appunto i boccioli di rosa che ci sono dentro, troppo buono. Non so se avete fatto degli ordini e quindi anche voi le avete, ciao Ambretta, le avete provate, ma sono buonissime. Anche la Ginny le ha provate, anche lei. E infatti ci manca appunto quella in Provenza, mi sa che stasera... Facciamo quella, Ginny, che dici? Ah, ti sono arrivate anche a te? Sì, perché alcune persone non lo sapevano, infatti, che ci facevano questo omaggio, diciamo così, per Natale. Aspettate, ho fatto l'ordine, aspetto i pacchi a giorni. No, non l'ho, oddio, mi è andato via. Lorenzo, ha scritto qualcosa? Io ti vedo molto bene. Ah, meno male. Arrivo bene anche a Lorenza, perfetto. Meno male qualcuno mi vede e mi sente. Comunque, non facciamo un video lunghissimo oggi, era solo appunto per farci gli auguri. Ciao Alessia! Era solo per farci gli auguri, per dirvi queste novità, per avvisarvi che ci sarà un periodo, diciamo, di vacanza, chiamiamola così, anche per me. E per appunto
Non lo sapevo, speriamo che arrivano anche a me. Ma sì, Tiziana, cioè, adesso io non mi ricordo se c'era un minimo d'ordine, quello non lo so. Quello ce lo deve dire qualcuno che si ricorda o il signor Tessilan, c'è il signor Tessilan ancora. Non lo so. Perfetta audio-video. Bene, noi abbiamo passato metà video a cercare di centrarci. E questo è quanto. Poi, se visto che ci possiamo parlare, 30 euro minimo. Ecco, allora, con un ordine di 30 euro, i miei ordini, va bene? Con un ordine di 30 euro le tisane sono in regalo. Sì, mi confermano 30 euro, grazie. Ecco, quindi funzionava così. Ma qualcuno mi ha detto che un pensierino c'era anche con altri, con ordini inferiori, però non vorrei dire perché non lo so. Infatti, è bellissima questa cosa. Mi piace la cosa della community, che vi conoscete anche fra di voi, che vi parlate. Quindi, se, visto che ci possiamo parlare così, se avete anche delle richieste per alcuni video pronti, oltre a farvi il video che mi hanno chiesto sul come riprendere le maglie, poi mi sembra che qualcuno. Rosalba, aspetta che leggo, hai fatto bene a scrivere. Solitamente si dice non scrivete in maiuscolo perché è come urlare. No, scrivete in maiuscolo che vi leggo meglio perché sono ceccata. Buonasera, Egle, finalmente sono riuscita a collegarmi. Tanti cari saluti dalla Calabria. Anche a te. Il mio microfono è disturbato, ragazze, non è il microfono, è proprio la linea che è disturbata. Mannaggia. Bene, Roberta mi dice che ha fatto i suoi primi calzini. Ed è felicissima, perfetto, per il suo nipotino. Ecco, Donatella mi dice che con ordini inferiori si riceveva una penna con un. Ma forse è meglio che non lo dico. Così, se no vi rovino la sorpresa. Con qualcosa. Ora ho una voce tremenda. Ragazze, come faccio? Vediamo. Magari mi allontano un po'. Aspetta, cos'è che mi hai chiesto? Oddio. Percorsi? Quella del kid della Reta? Per caso? La Plumbago è quella con kid e Areta. Slim. Dai, continua, si capisce lo stesso. Mamma beata te, lei abita 10 km dal mare. Io abito a Milano, ragazze, non mi dite queste cose. Beate voi. Ehi, altoparlanti, io registro con l'iPad, quindi non ho microfono, non ho altoparlanti, non ho nulla, non so come fare. Mi dite che la voce è ovattata. Avevo infierite, cioè io abito a Rimini, va bene. Comunque vi stavo dicendo che poi ci sarà. Riprende il colore. Sì, questo mi dovrebbe stare bene. Mi dicono che mi sta bene perché riprende il colore degli occhi e dei capelli, forse. Sì. Guardatevi l'armocromia se non la conoscete. Io ho il libro di Rossella Migliaccio, si chiama Armocromia e praticamente vi consiglia come poter scegliere in base ai vostri colori, al vostro sottotono di pelle, i colori dei capi, non per forza in lana, quindi magliette, camicie, qualsiasi cosa, che sono, diciamo così, vicini al vostro viso. Io ho cercato dal libro di capire quali erano i miei colori e amando
caldi autunnali, a me stanno bene, infatti faccio parte della categoria autunno. 50 sfumature? Oddio. No, l'ho perso, Tatiana, non ricapito. Cos'è che c'è a Bonn? Non mi sono persa. Non sono ancora brava con le dirette, ragazze. Hai dei calzini da fare con i due ferri? Purtroppo no. Io li faccio in circolare, quindi o con i ferri circolari o con il gioco di ferri. Con due soli ferri si fanno in piano, quindi va fatta una cucitura. E non li ho mai fatti così. Gruppo di... Spero di realizzare presto i tuoi tutorial e migliorare l'utilizzo dei ferri circolari, me l'ha detto Emanuela. Ma sì, Emanuela. Rosalba, bene, sì, guarda, il poncio plumbago, almeno io lo utilizzo in tantissimi modi e mi piace un sacco, anche perché poi appunto col fatto che ha questi bottoncini che si può chiudere o lasciare aperto, in questo momento chiaramente lo sto utilizzando come sciarpa, come stola, ma poi quando fa un po' più caldo poi lo utilizzo proprio come poncio, è bellissimo, grazie. E quindi ha mille utilizzi e mi piace un sacco. E quindi se volete, come adesso mi sono persa, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, però per quanto riguarda l'armocromia c'è, come vi dicevo, questo libro che vi dice, vi consiglia quali sono i colori che vi stanno meglio. Ma potete anche andare, oddio, mandarli in giro vestiti di grigio, perché quando azzardano i colori è un disastro. Cioè, siete tutti vestiti di grigio in Germania? No, dai. Veramente? Non piacciono i colori in Germania? No, per la pioggia e l'umidità, forse no, non vi ho capito, ragazze. Però fanno anche le sedute, cioè ci sono delle persone che vi fanno, diciamo così, dal vivo, l'armocromia. Per l'armocromia Giusy De Goria è la migliore, ecco, Alessandra ci consiglia... Un progetto con la tecnica mosaico ferri, la fata mi ha contagiata. Sì, il mosaico lo faremo, non preoccupatevi. No, per i calzini dicevo, se siete in tante, io provo a fare magari un progetto, a mettervi un tutorial per i calzini, quelli aperti a due ferri con le cuciture. Però ragazze, a me le cuciture non piacciono tanto, perché poi soprattutto nei calzini sono magari un po' scomode. Perché se i calzini li utilizziamo veramente da calzini, quindi poi mettendo il piede nella scarpa, lì anche la cucitura per esempio sul dorso del piede dà fastidio. Io li ho sempre fatti appunto o con il gioco di ferri o con i ferri circolari. Però siccome me li hanno già chiesti, se vai su Facebook c'è un post di un'amica di ferri che l'ha chiesto e io ho fotografato una spiegazione. Un bel maglioncino stranded, Nadia. Lì sarà un tutorial molto lungo. Non so come, me l'avevate già chiesto, ci avevo pensato, ma fare lo stranded vuol dire creare il tutorial del maglioncino e poi spiegarvi come tagliare per farlo aperto. Quindi è un tutorial veramente molto molto lungo. Non so se riesco a filmarlo in un'unica volta e sinceramente il tutorial in due pezzi, non so se vi piace il tutorial in due parti. Ecco, anche lì fatemi sapere. Aspetta, mi sono persa. Cos'è che mi chiedevi? Provate con i circolari, non è difficile? Sì, infatti, dice Roberta di provare con i circolari perché non è per niente difficile. Pantofoline e ferri. Sì, Donatella, ho la pagina su Facebook e ho anche il gruppo su Facebook. Mi devi cercare come Egle Breme e la pagina. Però il gruppo è Knitting Room di Egle Breme. Ma tu spieghi benissimo. Ti ringrazio Nadia, il problema è proprio anche la lunghezza del tutorial, perché teoricamente a fare un maglione aperto, un cardi normale, una volta che tu
l'hai lavorato, è fatta e finita. E già io ci metto un'ora per fare un tutorial del genere. Se poi devo spiegare anche come cucire, come tagliare, come ripiegare, cioè, ripeto, se vi può andare bene, magari anche un video lunghissimo o un video in due puntate, ma a me le puntate non mi... Ma che dite? Vi interessa lo stranded? Ci proviamo? Qui intanto mi hanno... Io gli ho chiesto la tisana, mi hanno portato il caffè. Ma non ci credo. Ma non ci credo, almeno lo spritz! No, il caffè! Vabbè. Vedete, mi hanno portato il caffè, mannaggia! Cioè, io gli ho allungato la tisana da sotto perché volevo provarla. Lore, aspetta. Devo sempre guardare giù perché guardo il telefono per i vostri messaggi, eh? Mi sono persa un pezzo. Lorena mi dice, ricordati, il gilerino è un cardigan per un bimbo di 5 anni. Urge una spiegazione, io continuo a fare disfare. Ok, sto ridendo perché nel frattempo mi arrivano i WhatsApp anche da parte di mia figlia. Che mi dice, spero che dicano di no, cioè che non vi interessa lo stranded. Perché se no, so che, non so se si può dire la parola che lei ha detto, non era una parolaccia, però insomma che diciamo così, avrò da ridire nel fare il tutorial, ecco. Si può fare anche in 2-3 puntate, e la Peppa Karen, 3 puntate addirittura, che faremo una soap opera. Vige, brava, buona idea. Se vi interessa solo lo standard, quindi la tecnica, ma posso fare così, hai ragione, bravissima, grazie. Perché possiamo fare così, che faccio la tecnica standard con dei campioncini, cioè non realizzando tutto. Fare un tutorial a top down punto brioche. Sì, è bello pesantone il punto brioche, eh? Ragazzi, bisogna farlo con un filato molto sottile, però se vi va, volentieri. Edwige mi ha dato una bellissima idea, perché io posso fare così. Prima il tutorial della tecnica, dove vi spiego come, facendo appunto un piccolo campione, no? Un pezzo, come cucire, tagliare... per questa tecnica, e poi se vi faccio i tutorial, mi sono persa cosa sono i maglioncini standard, adesso te lo spiego, e poi se faccio un modello, no, sembra che c'è una orecchia spenta, se faccio, no, perché continuare ad autodidatta? No, lo faccio, siete in coda, ragazze, io ho un librone alto così, non scherzo, a casa, pieno di fogli, mi scrivo tutto, siete tutte nella lista, tutto quello che avete chiesto nella lista. Te lo faccio, Lorena. E poi se faccio, dicevo, il maglione vero e proprio, diciamo che la tecnica ve l'ho già fatta vedere, quindi andiamo magari più lisce e veloci. Standard, cosa significa? Dunque, è una tecnica per cui avete presente quei maglioni, magari hanno lo sprone rotondo, ma anche raglan, non è detto, però dove qui hanno tutti dei disegni fatti appunto ferraille, appunto jacquard, diciamo così. Finché si lavora un maglione top down, quindi con i ferri circolari, noi lavoriamo sempre sul dritto del lavoro, quindi è semplice seguire i vari cambi di colore nel disegno. Quando invece lavoriamo con un cardi, quindi un maglione aperto, un cardigan, noi lavoriamo in ferri di andata e di ritorno. Quindi cosa succede? Che nei ferri di andata siamo sul dritto del lavoro e vediamo bene il disegno, nei ferri di ritorno siamo sul rovescio.
Quindi abbiamo il disegno che non è nitido, non capiamo bene cosa stiamo facendo, in più lo dobbiamo lavorare a rovescio, quindi diciamo è più difficile. Quindi, per ovviare a questo problema di dover lavorare in ferri di andata e di ritorno, si sono inventati questa tecnica per cui il maglione, anche se è un cardigan, lo si lavora comunque in circolare. Aspetta, il tuo maglione è tutto a maglia rasata o è dei motivi? No, questo è tutto a maglia rasata. È il maglione, c'è cioè il tutorial, è l'amaranto. Quelli che vedete è il filato che cambia colore. Mi puoi consigliare un progetto per imparare a prendere manualità con i ferri circolari? Sì, Claudia, aspetta, finisco di spiegare com'è lo stranded e poi ti consiglio. Anzi, facciamo così, se me lo scrivi da qualche parte, io ti mando il link magari di un tutorial semplice per iniziare, che può essere lo scaldacollo acero. Ogni tanto vedo gli incroci sulle maniche, ma è questo che intendi? Come incroci? No. Non lo so. Questo è raglan, ragazze. È lavorato, è un top down, quindi lavorato dall'alto verso il basso, tutto in un pezzo, maglia rasata, in circolare, quindi non ha cuciture, però questo non è tutto a maglia rasata sul davanti delle maniche. Oddio, dove? No, maglia rasata, ragazzi, tutto a maglia rasata. C'è il tutorial ed è l'amaranto, il maglione amaranto. Quindi lo stranded, si sono inventati questa tecnica per cui si lavora in circolare in un unico pezzo come se fosse un maglione chiuso. E poi quel pezzo qui davanti è lavorato in una maniera particolare perché finito il maglione si fanno delle cuciture particolari che vi devo far vedere o con la macchina da cucire o cucitura a mano o con l'uncinetto. Io solitamente faccio quelle con l'uncinetto e con moltissimo coraggio, dopo aver fatto queste cuciture, da qui da sotto praticamente si taglia. Quindi si taglia il maglione, lo si ripiega e così abbiamo lavorato un maglione in circolare, un top down, sempre sul dritto del lavoro, ma in realtà è un cardigan perché poi tagliandolo e aprendolo mettiamo poi i bottoni, facciamo le asole, diventa un cardigan. Ma è molto più semplice lavorare quando si hanno questi motivi che vi dicevo con vari colori, è più semplice lavorare sempre sul dritto che del lavoro. E quindi insomma, Tiziana, aspetta, ah sì, buon Natale anche a te, buone feste. Grazie, mi dice, ma il disegno si interrompe, ma si interrompe nel lavorando il cardigan quando si taglia? Il disegno prosegue praticamente e poi si fa appunto è un pezzettino qui particolare dove i colori proseguono. Poi tagliando e ripiegando sembra, ecco così, va, ve lo faccio vedere. Praticamente si incastrano i disegni in maniera che sembra che non abbia l'apertura, ecco. Vorrei imparare anche io il circolare? Mi dici come devo fare? Aspetta, ho perso. Stefania, mi dicevi? Ci sono i colori senza disegno? Non l'ho capito. In questo maglione che vi dico, in questo tipo di lavorazione che poi va tagliato, sì, è colorato, ci sono dei disegni colorati. Ciao Ambretta! Auguri! Ci deve salutare e quindi... Stefania, vorrei imparare anche a lavorare il circolare, mi dici come devo fare? Per imparare il circolare è abbastanza semplice, perché vabbè, prima di tutto devi avere i ferri circolari
E poi buon Natale anche te, ombretta. E poi devi provare con dei progetti molto semplici, come dicevo prima. Ciao Angela, ben arrivata. Come vi dicevo prima, c'è lo scaldacollo acero che l'ho pensato apposta come tutorial per le principianti perché è veramente molto semplice. Quindi magari seguendo un tutorial riesci, chiaramente devi essere, tra virgolette, già capace un pochino di lavorare con i ferri dritti, quindi devi essere capace di fare il dritto e il rovescio. Mamma, non ci sono problemi, anche perché la lavorazione in circolare, poi alla fine della fiera, ragazzi, è molto più semplice che la lavorazione con i ferri dritti. Lì è solo questione di abitudine, quindi chi è abituato con i ferri dritti va magari molto veloce con i ferri dritti, è chiaro che quando prendi in mano dei circolari, siccome sono le prime volte, si trova un po' così. Sembra più difficile, ma in realtà basta prenderci la mano e l'abitudine e poi si va. Dunque, noi siamo a 51, ecco appunto, mi ero messa la sveglia, perché noi siamo alle 7 e siccome sono passati già 51 minuti, perché non sapete, ma ho tentato più volte di riuscire, diciamo, a farla diretta, ma niente, la linea non mi assisteva e quindi a me piacerebbe un po' di top down con lo spone rotondo, ma tantissimo progetti da fare. Tatiana, ma ve lo farò rotondo, perché adesso abbiamo fatto il raglan, poi abbiamo fatto quello con la manica che sembra il contiguo, diciamo così, ma vi farò comunque anche il contiguo. Sono finita in un pozzo, una roba brutta, mi sentite male, quindi vi farò il contiguo, vi farò lo sprone rotondo, vi farò lo sprone il companion, cioè sprone rotondo, il combinato e il pezzettino raglan, che è molto più comodo che tutto lo sprone rotondo, secondo me. Quindi, comunque, queste richieste fatemele. Ah, bene, Fiorella mi dice che grazie a me ha imparato a lavorare con i ferri circolari, sono contentissima. E appunto vi farò le varie tecniche. Parli da dentro un pozzo perché mi sentite male? Provo ad alzare la voce, io arriverò a casa che voce non ne ho. Comunque sono le 7, ragazze, quindi qua c'è da preparare da mangiare, immagino che avete anche da fare, quindi cos'è che mi dice? C'è mia figlia, continua a mandarmi un WhatsApp. Si vede, non si vede, si sente, non si sente. Che mia figlia a casa, come vi dicevo, la knitting room è dove lavoro, tremola, non è una questione di volume. Mi spiace, la knitting room non è casa mia, non è una stanza di casa mia, cioè proprio da tutt'altra parte, io abito da un'altra parte e quindi mia figlia da casa mi dice, grazie Sabrina, dice è arrivata solo ora, mi fa i complimenti, grazie mille. La Gini mi controlla, eh. Grazie Antonella, buone feste anche a te. Quindi io direi, anche se mi spiace perché qualcuno è arrivato solo adesso, direi che è ora di lasciarvi alle vostre famiglie, alle vostre faccende, perché mi sa che alle 7 appunto dovete anche preparare da mangiare. Se la Ginny è in ascolto e magari inizia a sistemare ed apparecchiare, fra poco arrivo a preparare anch'io, vero Ginny? Vediamo se mi risponde. Utilizzo le dirette per questioni personali. Ciao, Grazia. Tutto pronto, Emanuela? Beata te. Pensa, cioè, io sono qua in meeting room dal primo pomeriggio, quindi ho girato dei video. Sul bloccaggio qualcosa ho iniziato già a fare, vedremo. Grazie Tatiana, sono contenta. Mi dice che sta facendo. La Tatiana è in Germania e quindi mi dice che grazie a me sta facendo il corso di Sferruzzo dei suoi sogni. Quindi ragazze, io vi auguro un buon Natale, soprattutto un sereno Natale. Ecco, il bloccaggio, questo sconosciuto. Anna, non ti preoccupare, ce la facciamo. Ho perso qualcosa. Anche Manuela mi saluta. Ciao,
vi saluto anch'io e ci vediamo appunto da gennaio sicuramente, qualcosa vedrò di magari pubblicarla anche durante le feste. Io spero veramente che sia un Natale proprio sereno, perché quello che stiamo passando, insomma, la situazione è un po' così anche quest'anno, quindi che sia... Ciao Fata! Che sia un sereno Natale, un felice Natale, che vada tutto liscio, e anche noi auguriamo a tutte le knitters un sereno Natale e un grazie ad Egle. Grazie Tessiland! E quindi ecco, vi saluto, spero che il 2022 inizi sotto una buona stella veramente, e noi ci vediamo alla prossima diretta, che non vi so dire quando è. Comunque, grazie a tutte per aver partecipato, mi ha fatto veramente tanto piacere. Spero che, insomma, anche se la linea non era delle migliori, insomma, qualcosa si sia capito di quello che ho detto. E vi mando un grosso bacione e alla prossima. E alla prossima, ragazze. Un caro saluto, veramente un abbraccio forte forte, non so se vi può arrivare, ma mi ha fatto veramente piacere stare in vostra compagnia e spero appunto che queste feste ci portino un po' di serenità. Un bacio a tutte. Ciao.